Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo video notturno. In questo momento sono l'una di notte, ho deciso di fare questo video adesso tra il primo e il secondo tempo perché con tutta probabilità il secondo tempo non riuscirò a vederlo, o meglio sarà difficile insomma che alle 2 io mi metta a fare un video insomma e quindi preferisco farlo adesso. Perché il primo tempo, insomma, che abbiamo visto un primo tempo abbastanza interessante, però purtroppo sono veramente molto, ma molto giù di morale, molto scosso per l'infortunio che il nostro Florenzi ha subito ed è un infortunio grave da quello che si è capito. Il problema al ginocchio è molto serio. Ovviamente sto parlando per sensazioni, per quello che ho potuto vedere dal campo, ma il linguaggio del corpo di Florenzi, insomma, è abbastanza inequivocabile. Mani sul volto, giocatori in lacrime, è sembrata una rottura. Una rottura di un legamento, insomma, un problema serio al ginocchio. Adesso spero vivamente di essere smentito domani mattina, quando magari ci saranno i primi responsi, però la sensazione è questa ed è una cosa che veramente mi dispiace tantissimo perché il ragazzo non è nuovo a queste situazioni e ovviamente subire un infortunio di questo genere a quest'età, dopo averne subiti degli altri, sarebbe veramente una brutta botta. Mi dispiace davvero tantissimo perché Florenzi è un ragazzo che si fa voler bene. E poi in un'amichevole così, tra l'altro in un momento di una partita c'è stato un errore, un passaggio indietro sbagliato e lui ha cercato di recuperare su Haaland. Un movimento sbagliato, insomma, ha portato a questo. Mi dispiace tantissimo, veramente. Ed è il motivo per il quale adesso ho deciso con tutta probabilità di andare a letto perché mi ha veramente buttato giù sta cosa. Mi dispiace tantissimo. Però questo è il gioco del calcio, è successo e purtroppo vedremo un po'. In bocca al lupo a Florenzi, spero vivamente di sbagliarmi, insomma. Per quanto riguarda invece la partita, devo dire che sono abbastanza soddisfatto di questo primo tempo. Chiaramente stiamo parlando di due squadre piene zeppe di panchinari. Il City ha un sacco di giovani, tra l'altro un paio, mamma mia, interessantissimi che io mi porterei a casa stanotte stesso. Siamo partiti veramente bene, primo quarto d'ora, esattamente 17 minuti, abbiamo avuto tre occasioni da gol importanti. Un Chukwueze in grande spolvero, ha avuto degli spunti veramente interessanti, giocatore che secondo me quest'anno farà parlare di sé perché punta sempre l'uomo e lo salta quasi sempre. Ha messo in mezzo due palloni, due assist al bacio per il nostro Colombo che ha fatto due gol, doppietta. In realtà siamo passati in svantaggio. Il City ha fatto gol con Haaland al primo pallone toccato, al primo tiro in porta della partita, perché come vi dicevo, il Milan è partito molto bene, scambi veloci, possesso palla piacevole. Un gran bel Alexis Lemakers. Io veramente spero di che questo ragazzo possa restare con noi perché è un ragazzo che fa veramente che è cresciuto tantissimo proprio dal punto di vista proprio anche della gestione della palla, una sicurezza nelle giocate, rischia sempre anche la giocata più difficile e gli riesce. Giocatore eclettico, giocatore che può giocare un po' dappertutto. E io ricordo quante gliene ho dette in passato,
ad Alexis, però adesso è veramente cresciuto tanto, è veramente cresciuto tanto, l'esperienza a Bologna gli ha fatto bene e sinceramente non vedo per quale motivo lo dobbiamo necessariamente vendere, ma poi per quanto? Per 10 milioni, per 11 milioni, cioè non è assolutamente una cifra che ti cambia la vita. E lui invece è un giocatore che ti può veramente tornare utile. Oggi, per esempio, sta giocando sulla sinistra, insomma, dove gioca Leao. Spessissimo l'abbiamo visto invece giocare dall'altra parte, sulla destra. Abbiamo visto giocare anche magari un pochino più basso. Ecco, visto e considerato che c'è anche l'infortunio, insomma, Florenzi, io proverei anche a farlo giocare sulla destra da terzino, anche perché a quanto pare il nostro allenatore Fonseca vuole un calcio, vuole dei terzini molto ma molto offensivi, molto di spinta. Quindi secondo me sarebbe veramente un giocatore da provare in quel ruolo lì. Io spero che la cosa possa perlomeno essere provata, insomma, perché a me dispiacerebbe se dovesse andare via. Che altro dire? Come vi dicevo, due assist e due gol. Chukwueze, due assist, due gol per Colombo. Colombo, anche lui, si fa sempre trovare pronto là davanti. Anche questo è un giocatore spesso e volentieri sbattuto a destra e sinistra, ma secondo me è un altro che potrebbe starci nella rosa. O magari fargli fare la spola tra Milan Futuro e la prima squadra, perché è uno che la butta dentro. Colombo è uno che la butta dentro. Ho visto una grande parata di Torriani su Haaland, niente di meno che su Haaland. Torriani, che io sinceramente non sapevo, a quanto pare ha avuto anche un problema anche alla mano. Sportiello, quindi in questo momento qua, come vedete, ovviamente stiamo parlando di infortuni traumatici, quindi non voglio parlare, insomma, di infortuni, di questo tipo di problema. Certo è che Torriani ha fatto una gran parata ed è stata una cosa veramente da segnalare. Ho visto molto bene Bennacer, spero vivamente di vederlo di nuovo bello vivo al centro del campo, nel vivo del gioco. L'ho visto bene, e ho visto bene anche Loftus-Cheek. Devo dire che secondo me gli farà molto bene fare una preparazione come si deve dall'inizio, perché lui, essendo un giocatore molto ma molto prestante fisicamente, ha bisogno di tempo, insomma, eccetera. Invece lo sto vedendo bene. Stranamente in panchina sia i due americani, Pulisic e Musa, che sicuramente vedremo nel secondo tempo, però è strano, che voglio dire, inizia la tournée, si parla di questo Milan americano di qua e di là, e poi i nostri due giocatori americani sono in panchina. E questo è quanto, ragazzi, più o meno questa è la situazione. La difesa ha balbettato un po' sul gol, ancora una volta ci sono dei meccanismi che vanno oleati. Oggi stiamo vedendo Terracciano sulla sinistra. Questo è un giocatore che sinceramente adesso non ho ancora capito che cosa ci può dare, qual è il suo reale valore, non lo riesco ancora a vedere. Abbastanza bene Tomori e Gabbia, anche se, ripeto, sono stati imbucati un paio di volte, ma come vi dicevo prima, il City ha un paio di giocatori, di ragazzi veramente interessanti. Questo Bob, veramente velocissimo, giocatore veramente che mi ha impressionato. E mi piace invece molto Orelli, centrocampista centrale, che farebbe al caso nostro, mi viene da dire. Un bel armadio, un bel giocato, un bel ragazzo, 19 anni, 1,90 m, se non era 1,88 m, ma l'ho visto sempre, sempre a mordere le caviglie, sempre cattivo, non si tira indietro. Ha fatto un contrasto con Loftus-Cheek, niente male. Loftus-Cheek ne è uscito un pochino ammaccato, quindi veramente mi ha impressionato per questa mezz'oretta che ho potuto vedere. Mi è piaciuto. Poi chiaramente il City
avrà fior di giovani, però questi insomma sono quelli che mi hanno un pochino incuriosito di più vedendo la partita. Ragazzi, mi dispiace tantissimo per Florenzi, mi dispiace veramente tanto per Florenzi. Domani ci sentiamo per il resto, insomma, della partita, vedremo come andrà a finire. In questo momento siamo 2-1 per noi ed è, devo dire, un bel Milan. Devo dire, un bel Milan. Speriamo bene, ragazzi. Che altro a dirvi? Vi abbraccio, vi auguro una buona notte, una buona domenica. Forza Lotti vincerà, non ti lasceremo mai.